Fra gli ospiti d'eccezione della Repubblica delle Idee di Bari, sabato 20 aprile, un approfondimento particolare merita Stefano Rodotà per il suo lucido e appassionato intervento in tema di diritti, ma anche perché contemporaneamente si svolgevano a Montecitorio le elezioni del Presidente della Repubblica che lo vedevano candidato nei movimenti politici che fanno capo a Vendola e Grillo. Mentre lo scrutinio era in corso, era comparso in veste di spettatore nella platea del Petruzzelli, subito salutato calorosamente dal pubblico in sala e accolto dal direttore Ezio Mauro. Io volevo soltanto però fuori programma, che non era previsto, ringraziare per aver mantenuto l'impegno non tanto con noi quanto con voi. Alle 19, quando ormai si era appena consumato lo spoglio che ha portato alla rielezione di Giorgio Napolitano quale Presidente della Repubblica, mentre rimbalzavano le voci di possibili turbolenze di piazza a Roma, Stefano Rodotà tornava sul palco del Petruzzelli per partecipare al dibattito Il governo della nostra vita, nuovamente accolto da una seconda standing ovation del pubblico. Poi così rispondeva ad una domanda fuori contesto del giornalista Antonio Gnoli. Oggi c'è una vicenda faticosa, difficile, che si è conclusa. Come tutte le vicende parlamentari è legittimo discuterne, anzi in democrazia è sempre bene che ci sia la discussione, ma penso, e lo ripeto qui, che bisogna partire dalla premessa che queste sono vicende alle quali va riconosciuta la legittimità democratica. Questa è la mia conclusione e credo quindi che dal punto di vista anche istituzionale si debba rivolgere un saluto al rinnovato Presidente Renzi. La forza etica di Rodotà in un passaggio del successivo intervento. Un paio di settimane fa alcuni di voi certamente avranno letto sui giornali una decisione della Corte Suprema dell'India che, confrontandosi con uno dei grandi padroni del mondo, che è Novartis, ha detto: il tuo prodotto, che è fondamentale per la sopravvivenza di talune categorie di ammalati di patologie cancerogene, costa $2.700 al mese. Noi siamo in grado di produrlo a $170 al mese. E allora, in base anche alla legge che è nata da un grande movimento, noi diciamo che produrremo questi beni della vita, che sono questi farmaci. Ma era già avvenuto con la Corte Suprema del Sudafrica, che anni fa si era misurata di nuovo con quella che si chiama Big Pharma a proposito dei retrovirali per l'AIDS, che sono 30 milioni, erano, oggi sono molti di più, nell'Africa subsahariana. Dunque c'è la vita confrontata con una logica, usiamo sbrigativamente l'espressione profitto, ma dice questi poteri che vengono definiti, che vogliono, che si autodefiniscono sottratti al controllo e si strutturano come tali, trovano sempre di più possibilità di controllo. Perché ho citato l'India, il Sudafrica, ha fatto lo stesso il Brasile, ha fatto lo stesso la Thailandia. Se noi leggiamo queste decisioni di corte, ma anche le costituzioni di questi paesi, troviamo una capacità di tradurre in formula giuridica la vita materiale che è sconosciuta alla gran parte delle costituzioni del nord del mondo. Oggi c'è un altro modo di produrre diritti fondamentali, io preferisco questa espressione, che viene da quei paesi con i quali un dialogo è assolutamente necessario. È una grande opportunità culturale straordinaria.